So if you want to see the first images of X-Men Days of Future Past, come to Napoli Comic-Con and enjoy a preview. Maggio, la 16ª edizione di Napoli Comic con il tema principale fumetto e cinema. Sì, chiudiamo il programma quadriennale dell'incontro del fumetto con le altre arti con forse il medium che più si avvicina e che più è legato al fumetto. Basti pensare ai blockbuster hollywoodiani, in questi giorni è uscito Spider-Man, c'è stato Capitan America, da noi verrà presentato X-Men o l'anteprima nazionale di Parker, per cui i contenuti saranno tantissimi, così come gli autori di fumetto che oramai lavorano anche per il cinema, per cui il tema sarà veramente presente in ogni minuto della manifestazione. Quindi tante novità quest'anno? Sì, tantissime novità, a partire dallo spazio che abbiamo preso alla mostra d'oltremare, abbiamo quasi 20.000 metri quadri coperti, arriviamo fino al padiglione 5, il teatro mediterraneo con 3 sale proiezioni, il padiglione America Latina con le mostre, per cui siamo diventati, diciamo, internazionali anche nelle misure. È una manifestazione che oramai diciamo, ha un peso rilevante non solo in città ma anche in Italia. Basti pensare che abbiamo di nuovo un record di case editrici presenti, siamo oramai il secondo appuntamento dopo Lucca in Italia.